Alla prima puntata di un nuovo programma interamente dedicato al mondo dei rally che si chiama appunto Chiacchiere da Rally. Con questo nostro nuovo programma vogliamo aprire una vetrina su quello che è il panorama del rallismo del nord-ovest, quindi del nostro Piemonte e della zona limitrofa, e ad ogni gara che ci sarà noi saremo qua in studio, non sarò da sola, ora vi presenterò sia il co-conduttore che poi i nostri ospiti di questa prima puntata, dove analizzeremo un po' quelli che sono stati gli appuntamenti, i rally importanti per quanto riguarda la zona nord-ovest, e insieme ai nostri ospiti avanzeremo un dibattito su quello che è stato appunto l'evento, e sulle loro prospettive, sugli loro obiettivi e tutto quello che concerne il mondo dei rally. Ora vi presento il mio co-conduttore che condurrà insieme a me queste puntate, che è Fabio Boggione. Ciao! Grazie Diana! Bentornato, non è da tanto che ci siamo lasciati. È un piacere ritornare qui e parlare del rallismo piemontese soprattutto e dell'area nord-ovest, dato che comunque ha un bacino interessante. Quest'anno abbiamo avuto una divisione tra la zona 1 e la zona 2, abbiamo già tanti protagonisti, abbiamo avuto già una gara e quindi penso sarà una stagione interessante e cercheremo di raccontare al meglio le fasi salienti, i protagonisti di questa annata, di questa stagione. Certo, non l'ho detto prima, puntata dedicata in questo caso al Rally Vigneti Monferrini. Esatto, Rally Vigneti Monferrini che ha fatto il pienone di iscritti, oltre 150 vetture, tante storiche, e è stata una gara con diversi protagonisti, una gara difficile perché i fondi astigiani, della Gastigiani, insomma, sono difficili, hanno diverso sporco, come si dice in gergo realistico, per cui è stata una gara combattuta. È stato molto bravo Elvis Schentra, perché comunque ha riuscito a capitalizzare quello che era il pacchetto con la squadra di D'Ambra, è un format che comunque funziona, e allo stesso tempo Jacopo Araldo è riuscito a resistere in parte, poi lasciando qualcosa sul finale, ma comunque è stata una gara combattuta. Nota di merito anche per Luca Rione, che ha colto la medaglia di bronzo, e anche a lui vanno i complimenti, perché comunque ha fatto una grande gara. Io direi che... Ma non siamo da soli noi qua oggi. Possiamo anche presentare i nostri ospiti. Abbiamo proprio lui, vincitore del Rally Vigneti Monferrini, nonché grande protagonista della Coppa Rally di Zona, Elvis Schentra. Ciao a tutti. E come navigatore per una volta, anche se dobbiamo dire che è un grande pilota e anche all'interno di questo inizio di stagione ha fatto vedere già delle cose interessanti, Marco Varetto è stato definito da noi come l'uomo del weekend con la piccolina, la corsa Rally 4, riuscito a vincere la categoria. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Io direi che possiamo lanciare il primo video, la prima clip di Elvis, per poi andare a fare qualche domanda relativamente alla gara astigiana. Ok, allora, Elvis, è stato un esordio difficile, insidioso, ma dove si è riuscito, come dicevo poco fa, a capitalizzare al meglio il pacchetto che in questi anni hai costruito col team D'Ambra e la squadra Fabia Rally 2. Raccontaci la tua esperienza sulle strade astigiane. Allora, gara impegnativa, difficile. Comunque gli avversari locali sapevo che andavano fortissimo. Jacopo ha fatto veramente una bella gara. Io ho fatto le ricognizioni solamente il sabato della settimana prima,
Dunque erano passati un paio di giorni e nella prima parte di gara sono stato attento comunque a non compiere errori perché non ero sicuro del fondo che andavo a trovare, visto che comunque c'è parecchia polvere, c'era qualche taglio e poi devo dire che c'erano dei punti molto impegnativi perché particolarmente veloci, in punti ciechi, dunque su dei dossi. Dunque era importante cercare di analizzare bene il percorso senza fare errori e direi che ci siamo riusciti bene. E poi man mano siamo andati un pelino ad attaccare, però ecco senza cercare nessun tipo di rischio perché era importantissimo comunque prendere un punteggio e ovviamente il più alto possibile, ma soprattutto non fare errori. Ecco. Diciamo che è stata una gara complicata anche perché i protagonisti erano tanti. Dobbiamo dire che la categoria Rally 2 ormai negli ultimi anni abbiamo imparato ad essere molto partecipata, tanti iscritti. Parlavamo ovviamente di Jacopo Araldo, ma insomma, come vedi tu questa divisione anche relativamente alla Coppa Rally Zona? Cioè, questa Zona 2 che è appena nata, si può dire, Rally Vigneti Monfarini, ha portato più valore ancora probabilmente alla gara astigiana e soprattutto alla zona piemontese, probabilmente. Sì, allora, direi che è molto interessante perché comunque è composta da quattro gare, dunque più accessibile sicuramente della prima zona. Difatti abbiamo deciso di partecipare comunque alla seconda perché è più facile economicamente, sarà un po' più impegnativo, ecco, quando bisognerà andare a fare le ultime due gare in Liguria, dove magari ecco, c'è qualcosa di un po' più nuovo, non tanto per il Sanremo, ma piuttosto per il Palme, che sarà un po' più difficile. Ecco, però diventa allo stesso tempo interessante perché ci si avvicina già poi alla tipologia con cui si affronterà la finale, che sarà sempre in Liguria. Ecco, dunque, molto interessante la seconda zona, secondo me. Chiaro, chiaro. Vado da Diana, tu hai intervistato non molto tempo fa Federico Boglietti, certo, che è il suo compagno di viaggio. Per questa Coppa di Zona. Quindi anche lui una parte dell'integrante dell'equipaggio, lo salutiamo. E, ecco, quest'anno come dividerà la stagione? Cioè continuerai a correre con lui o come? Sì, ho più deciso assieme a Federico ecco, di affrontare tutta la zona assieme. Anche perché è giusto dare comunque importanza anche a Federico che comunque ci tiene, ci impegna e dunque cercheremo ecco, di fare al meglio questa zona qui per portarla a casa ovviamente. Io allo stesso modo, in modo parallelo, perché comunque c'è anche il rally di Aosta, dunque il rally di casa, cercherò di affrontare anche la prima zona, però improvvisando un po'. Ecco. Okay. Adesso parteciperò al rally di Alba assieme a Massimiliano Bai e poi vedremo man mano di proseguire, ecco. Ok, quindi diciamo una stagione divisa. Sicuramente hai fatto bene a sottolinearlo il Rally Valle d'Aosta perché è una gara che è tornata in grande stile, è tornata a far parte della Coppa di Zona, farà parte della prima zona quest'anno e sicuramente anche lì il livello sarà molto alto. Gli altri anni hai dimostrato quello che valevi, hai dimostrato e non è che scritti anche lì molto, molto valido. Grazie al lavoro sicuramente dell'organizzazione che comunque è riuscita a risolvere una bella gara, davvero. Diana, hai qualcosa da aggiungere a Elvis? Prima di tutto sono molto contento che tu sia qui oggi perché un valore aggiunto a quello che è stato il processo che ci ha portato fino qua, fino alla creazione appunto di questo programma, quindi grazie per aver accettato l'invito. Ti conosciamo tutti per le tue vittorie. Se vuoi anche un po' ripercorrere, qual è stato, non so, ad esempio il successo tuo più importante a livello personale? Ma per fortuna ce ne sono stati tanti. Però ecco, diciamo che sicuramente uno dei più belli è stato quando ho potuto partecipare al campionato italiano e ho vinto il trofeo riservato alle Super 1006 davanti a Luca Rossetti, che era già un campionissimo ufficiale, e a Stefano Bizzarri, un altro campione. Ecco, forse quello è stato uno dei periodi più belli.
Dopodiché sono arrivati vittorie di vari campionati, tra cui il TRA con la VRC, grazie alla VF Corse e all'RB Motorsport, il campionato nell'IRC con la Style. Ricordo la fiesta. Esatto. Poi il Coppa Italia nel 2013 con Mario D'Ambra con l'appunto e poi gli altri Coppa Italia, anche la finale. Ricordo di Modena, la finale 21, Vittoresca di Modena. Con Team Biondre. Lì è stato bellissimo perché elenco iscritti record erano 247. Esatto, con quell'anno, con quella divisione. Che poi mi avevano raccontato che in realtà erano arrivate 350 domande, esatto. E ovviamente hanno dovuto bloccare tutto. Ecco, anche quella lì. Quella caratteristica dove praticamente a mezza gara non si è visto neanche un metro. Esatto, molto difficile, esatto. Molto difficile. E poi varie assolute tipo Rally della Valle d'Aosta nel 2009, quando assieme a Igor Deren siamo partiti con una 206 VRC datata della RB Motorsport, però molto in ordine. Era del 99, battagliavamo contro gli altri che avevano macchine del 2005-2006. Sì, c'erano Silva. È stata una bella vittoria perché è stata, diciamo, una delle uniche occasioni che ho avuto per battagliare più o meno per vincere la gara di casa. Erano 18 anni che non c'era un valdostano che vinceva la gara di casa e siamo partiti nella prima prova. Ovviamente dovevamo prendere ancora un po' la mano con la macchina perché io in quel periodo correvo con la VF Corse con la C2 R2B e dunque era completamente diversa la tipologia di auto. Ecco, però la prima prova speciale abbiamo fatto il sesto tempo e avevamo preso tipo 5 secondi e mezzo. Nella seconda prova siamo arrivati a 2 secondi, nella terza a un decimo e poi si faceva riordino notturno. Il giorno dopo c'era una prova speciale molto difficile, la famosa Saint-Marcel Phoenix. E lì abbiamo fatto un po' un sunto prima di partire, abbiamo detto boh, adesso bisogna provare ad attaccare perché o adesso o mai più. Ecco, e su quella prova mi ricordo che abbiamo vinto la prova, abbiamo dato 18 secondi a Felicerelli, abbiamo fatto proprio il vuoto, è stato incredibile. Sì, e siamo andati a vincere la gara, esatto, la gara di casa, è stato anche per il pubblico, è stato bellissimo. Via. E lì ho capito quanto era ancora importante il rally della Valle d'Aosta ad Aosta. E come dicevamo prima, quando Rally Valle d'Aosta è ripartito dopo 10 anni di fermo, sì, c'è stato subito il pienone di equipaggi, dunque ancora tanto seguito da tutti. Sì, poi tra l'altro quest'anno, devo sottolineare, Diana, il fatto che è stato inserito in questo trofeo Alpin, come lo chiamano, sì. Che comprenderà gare sia francesi che svizzere. Sì. Esatto, quindi questo valorizza ancora di più. Certo. La Rally della Valle d'Aosta che viene inserito in un contesto internazionale, perché comunque effettivamente tocchi la Svizzera e la Francia, che comunque sono due paesi importanti a livello realistico e che hanno un grande bacino, diciamo, sia di piloti che di vetture. Esatto. Ed era un po' quello che succedeva già tanti anni fa, quando il Rally della Valle d'Aosta era campionato svizzero. Certo. Anche. Dunque c'erano già i vari, mi ricordo io, non avevo ancora la patente, c'era già Burri che correva e battagliava per vincere, dunque molto bello. Diana, ecco. A te. Bentornato. Grazie. Come stai? Bene. Ora direi che possiamo vedere le tue immagini e poi parliamo un attimo. Rieccoci qua. Allora, questo passaggio alla Rally 4, all'Opel Corsa, cosa ci puoi dire? Allora, noi abbiamo deciso di salire di categoria, più che altro Vittorio ha deciso che si era un po' stufato delle solite velocità con la Rally 5. È stata abbastanza dura,
le prime prove, perché pur avendo fatto dei test, quando siamo arrivati lì tra Italia, tra la polvere sull'asfalto, quello che è, sembrava tutta un'altra cosa, e quindi le prime tre prove speciali fino alla prima assistenza abbiamo fatto un po' di fatica, diciamo, anche perché siamo passati da una macchina che ha 180 cavalli a una che ne ha più di 200, e le cose cambiano, anche la velocità, le curve arrivano prima, poi è un'altra macchina, è una vera macchina da corsa, diciamo. E poi grazie al team e tutto siamo riusciti a metterla abbastanza in quadro, c'è ancora da lavorarci, ma e siamo riusciti a fare una bella gara. Non pensavo, perché comunque eravamo un bel po' in Rally 4. Tra l'altro anche un tredicesimo posto assoluto. Sì, poi abbiamo finito tredicesimi assoluti. E mi è dispiaciuto per Torchio che ha spento la macchina in partenza, e sono molto contento per il mio amico Grammatico che è arrivato dietro di me, se lo merita, molto bravo. Quindi questo passaggio di categoria è approvato? È approvato, sì, diciamo di sì. Qual è stata la difficoltà di questo? Abbiamo detto prima del terreno, dell'asfalto insidioso, che poi è quello delle tappe astigiane. Sì, diciamo che dai primi passaggi agli ultimi cambia tutto, nel senso le strade sono molto più sporche. Ho trovato difficoltà appunto con la macchina, ma poi pian piano l'abbiamo sistemato. Hai preso confidenza. Tra l'altro mi viene in mente una cosa, perché Vittorio Bianco, un po' consistenza, mi ha detto: stiamo andando forte, ma la macchina sta, per modo di dire, perché effettivamente eravate lì, stavate ancora affinando un po' il feeling con la macchina. Anch'io dovevo capire ancora cosa stavo facendo, comunque va forte. Tra l'altro, dico, è una macchina che è molto simile alla 208, obiettivamente, però sicuramente avrà delle differenze. Anche con chi ho parlato sembrerebbe che sono macchine simili, ma qualche differenza ci sarà. Io ho usato la 208 qua in Canavese, okay. Però le sensazioni, sinceramente, sono già passate 2 anni, io me le sono già dimenticate, certo. Quindi ogni volta è ripartire da zero. Però dovrebbe essere abbastanza simile, cambia poco da una all'altra. Zona? Zona ci stiamo lavorando, budget permettendo, abbiamo scelto zona 2 appunto come diceva Elvis, perché sono meno gare. E quindi è più fattibile la cosa, anche se c'è Sanremo che lì è lunga, parlano anche di una prova di 40 km di notte, poi non so se sia vero o no, andremo a farlo solo per fare quella prova lì che dobbiamo fare. Vuoi mettere una 40 km di notte? La cosa bella della zona 2 quest'anno effettivamente è che si fa lì di Sanremo. E poi la cosa bella è che ti mischi insieme a quelli dell'italiano, che almeno C'è un valore importante. Piano di riscontro sicuramente. Esatto. I tuoi avversari? I miei avversari adesso al grappolo ci sarà Torchio, che lui è di casa, sicuramente andrà fortissimo. E poi c'è Matteo Cotto, lui non so bene cosa farà. Penso che anche lui faccia la zona. E per il resto non sono in forma. C'è tutto molto in divenire sicuramente. Sì, essendo solo all'inizio della stagione. C'è da dire che effettivamente è una categoria sempre molto combattuta. Già l'altro anno abbiamo visto in zona, è stata una categoria dove non se le sono mandate a dire. Penso che quest'anno non sarà da meno. Poi con Marco in categoria penso che sarà spettacolo assicurato. Poi essendo zona 2, essendo prove corte, li trovi tutti. È giusto che sia così. Sì, diciamo che sarà molto... molto partecipato. Sì, molto combattuto. Devi fare una domanda su Vittorio Bianco, visto che è da un po' che corrono insieme. È qualche anno, sì. Qualche annetto con Vittorio. Ormai siamo inseparabili, c'è feeling. Meno male che c'è Vittorio. Che ci ha anche fatto salire di categoria, però. Sì. Che lo frena un attimo. Lo frena. A volte si accorge più lui quando stiamo andando bene, andando male. Salutiamo anche Vittorio, perché sennò se ne serve. No, però è quello che dico sempre io, effettivamente l'equipaggio è formato da due persone e il navigatore fa la sua parte, e lo sottolineo sempre, perché a volte magari sembra che è fondamentale. No? Ecco, sì. No.
è questo che sì, poi tra loro come con Elvis, con Federico, sicuramente, esatto, feeling, quindi quello è l'esperienza, fa tanto, specialmente delle gare difficili dove magari serve avere l'occhio clinico su certe diciamo dinamiche, ecco, forse quello fa la differenza. Certo. Direi che adesso è venuto il momento di guardare la clip della classifica assoluta. Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo visto i passaggi dove, insomma, abbiamo capito le condizioni che effettivamente c'erano, perché lo sporco c'era e non diciamo più. Ecco, vista la tua esperienza, Elvis, no? Nel mondo dei rally, secondo il tuo parere, visto che hai usato tante vetture, dalla Super 2000 alla WRC, insomma, siamo arrivati alle Rally 2 di oggi, cosa è cambiato nel mondo dei rally nell'ultimo ventennio e soprattutto quali sono le difficoltà di adattamento alle vetture di oggi magari rispetto a quelle di una volta, piuttosto che le certe facilità che magari si possono ritrovare? Sì, allora vabbè, io sono partito proprio dalla base, allora c'era il 106N, ancora col cambio lungo, e alla fine il 106N e tutti gli N3, diciamo, dell'epoca, alla fine erano abbastanza belli da guidare, abbastanza semplici, tra virgolette, poi ovviamente sempre difficili da portare al limite, ma si guidavano abbastanza puliti, ecco. Poi sono passato sui gruppo A, una categoria bellissima, perché era una macchina che andava guidata proprio con arroganza, sempre quasi più eri sporco e più si abbassavano i tempi, dunque era molto divertente, molto a improvvisazione, poche traiettorie alla fine, però sentivi molto il limite della macchina e potevi giocare sul limite della macchina, dunque sia in frenata che in percorrenza di curva eri sempre in scivolata, era molto divertente. E se avevi un po' di dimestichezza era anche... Una macchina assoluta, tranquillamente. Sì, 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 difatti abbiamo fatto anche parecchi assoluti. Il mio primo assoluto l'ho fatto in Liguria, Rally Valpolcevera, era con la Clio Gruppo A, con Carlo Canova, del team Ceresair, dunque fuori di casa, dunque addirittura. E dopo 2 settimane ho fatto la mia seconda assoluta col 306 Gruppo A della RF, un'altra bellissima macchina, molto, molto divertenti da guidare. E poi io ho iniziato a salire sulle Super 1006, lì è diventato un po' più difficile perché la guida... C2, no, prima la Clio. Okay. Clio. Lì è diventato un po' più difficile perché bisognava iniziare a fare un po' di traiettorie, la macchina scivolava di meno, dunque un po' più pistaiola, ecco, come guida. Però diciamo che l'arroganza, la cattiveria pagava ancora bene, no? Poi ecco, sono salito sulle Super 2000, sulle WRC, Super 2000 molto belle, molto divertenti. Mi piacevano perché aspirate, dunque da tenere sempre al limitatore, con tante marce, le 6 marce, molto... Mi piaceva molto, ecco, l'aspirata. Sì, tra l'altro lì c'era sempre un po' la lotta 207 appunto, che sì, sì, appunto sì, era sì. Un cambio... diverso rispetto sì, a sì, 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 sì. La Punto era bellissima perché come assetto e impostazione di guida è incredibile proprio. La 207 era diversa nel senso che era più morbida, più soffice di assetto, aveva un po' più di coppia. Ecco, io con la 207 Super 2000 mi sono tolto delle belle soddisfazioni assieme al team VF Corse.
ho vinto un bel po' di prove speciali del CIR, sia su asfalto che su terra. Mi ricordo un ciocco del 2011, la seconda giornata ho vinto quasi tutte le prove speciali davanti ai piloti ufficiali, dunque Andreucci piuttosto che Rossetti, e avevamo finito con... Eri già con Fulvio all'epoca? No, lì ero con Carlo Canova, e avevamo fatto terzi assoluti lì a quel ciocco, dunque... Poi anche al Mille Miglia avevamo fatto una bella gara, avevamo vinto delle prove speciali anche al Rally del Mille Miglia, che allora era anche europeo, dunque belle soddisfazioni. E poi sono salito sulle URC, quelle tutte elettroniche, dunque tipo la Xara, macchine difficili perché, allora, bellissime, nel senso che, ecco, la Xara, per dirti, sembrava, quando cambiavi le marce con la paletta, sembrava di avere una pistola. Cioè, incredibile la spinta che ti dava, e allo stesso tempo una moto da cross, ecco, diciamo, proprio cattiva, bella, e un po' difficile da interpretare subito, perché avendo i differenziali attivi sentivi comunque il ritardo del lavoro dei differenziali, dunque bisognava un po' immedesimarsi. 206 URC invece è una via di mezzo, la prima, la 99 ancora con la leva sequenziale tipo il gruppo A. Era molto bella perché assomigliava un po' a un gruppo A, divertente, scivolava sempre. E poi ecco, siamo arrivati, diciamo, al periodo delle R5, che ultimamente, proprio in questi ultimi anni, avendo sviluppato tantissimo il discorso assetto, diventano veramente delle macchine da pista. Dunque bisogna essere precisi, puliti, usare tutta la strada, usare bene il motore, dunque sacrificare magari la guida istintiva in quella calcolata, ed è veramente difficile perché sei veramente velocissimo, le gomme anche hanno fatto dei passi da gigante, e dunque deve essere tutto perfetto, tutto calcolato, e lì viene fuori anche una parte importante che è la squadra, sicuramente, dunque i meccanici che devono essere preparati, devono essere precisi, deve funzionare tutto al meglio, e allo stesso tempo anche la figura dell'ingegnere è importantissima, come lo è in pista, perché comunque ti può permettere di correggerti, magari nella guida, e comunque proporti sempre una macchina al top in tutto e per tutto, perché renda proprio al 100%, ecco. Dunque in questo momento è molto tecnico e difficile, ecco, diciamo, il tutto, far funzionare tutto assieme. Prima forse era più importante solo il pilota, l'equipaggio, invece adesso è proprio molto importante che funzioni proprio la squadra, tutto il team, è proprio il gruppo di persone adesso che le gomme, tutto quanto deve funzionare, sì, tutto bene, tutto, il pacchetto intero deve funzionare, ecco. Dunque è proprio cambiato tantissimo. Sì, diciamo che sì, l'evoluzione c'è stata. C'è stata non solo sulle quattro ruote motrici, ma anche sulle due ruote motrici. Infatti vorrei fare anche una domanda a Marco su questo aspetto, perché hai ottenuto diversi successi con la 106, con la 6, insomma, che è stata una vettura che ti ha dato tante soddisfazioni, ma una vettura che effettivamente ha segnato un bel passato, diciamo, del gruppo Peugeot. E poi sei salito sulla Rally 5 e la Rally 4, ecco, c'è stata un'evoluzione negli ultimi 20 anni, anche qui, degna di nota, si è passato dall'aspirato al turbo, e le vetture hanno anche il 3 cilindri rispetto al 4, insomma ci sono state un po' di variazioni. Come ti sei trovato in queste dinamiche, in queste successioni, insomma, in questi cambiamenti, voglio dire? Io col 106 mi sono divertito tanto, nel senso che era più rally vero, nel senso più... Era più cattivo. Guida più arrogante, tutto più... Alla caveglia. Sì, esatto. Molto divertente, molto, molto bella, però anche lì correvo con... usavo le Michelin, e poi anche da Michelin a Pirelli comunque c'è un abisso di com'è a livello di gomme. Poi siamo passati alla Rally 5, lì è tutto più stradale, tutto più molleggiante, tutto più, una guida molto più stradale.
Però anche lì comunque in discesa lei va, cioè è la salita che la fregava un po'. Certo, certo. E la Rally 4 è tutto un altro bis, cioè tutta un'altra roba. Tutto più rally, tutto più macchina da corsa, sì, vera. Chiaro. Una sensazione così l'avevo solo provata col Super 1006, sì, quando l'avevo usata. Ho fatto 3 o 4 gare con Super 1006 e beh, lì è proprio quella, è una macchina da gara. Proprio... Diciamo oggi le vetture sono molto simili anche tra loro, nel senso, voglio dire, comunque si prende la Rally 5, effettivamente è il cannone della Clio. Sì, esatto. E poi certo, la macchina ha tanti cavalli, certo, però è una base che deriva molto dalla serie, ma quello che è da sottolineare è il fatto che a volte è un po' quello che anticipavo forse nella scorsa intervista, il fatto che una volta si esordiva con il 106, che erano vetture molto più di base, partendo dall'N1 alla 5, e oggi si parte con una Rally 5 con una vettura già molto più preparata, nel senso molti più cavalli, sicuramente va molto più forte. Contrariamente, però, i costi si sono anche forse alzati. Forse tu su questo ci puoi anche dare... Ma secondo me il costo della Rally 5 non è notevole per quello che può fare la macchina. Le regolazioni sono poche, quello fa, non è che si fa, certo, tantissimo, però il prezzo non è secondo me altissimo, perché comunque la macchina va forte, una volta, sì, presa in mano lei è già uno step oltre rispetto ai 106, sì, dell'epoca, sì, chiaramente. Assolutamente sì. Anche perché cambio sequenziale, ha già diverse cose che... Assolutamente sì. Bene, bene. Diana, io direi che adesso possiamo lanciare la clip delle classifiche suddivise per categoria. Mm-hmm.
Eccoci qua. Allora, abbiamo rivisto un po' le fasi salienti della Vigna di Monferrini, che, come abbiamo già detto più volte, ha anticipato, diciamo, è stato davanti esordio della Coppa Rally di Zona 2. Quindi, ora, giusto per una questione editoriale, la Zona 2 proseguirà con altri tre appuntamenti, come dicevamo, avremo il Rally di Grappolo e poi due round Liguri, il Rally delle Palme e il Rally di Sanremo, quindi una zona che si dividerà tra il Basso Piemonte e la Liguria. Tu mi sei anticipato che il Rally di Sanremo l'hai già fatto, quindi diciamo non sarà nuovo, voglio dire, anche se effettivamente poi i percorsi in questi anni sono cambiati effettivamente. Ti aspetti tanta differenza tra le speciali piemontese e quelle ligure? Probabilmente per il fondo forse un po' diverso. Sì, direi proprio il tipo di asfalto è completamente diverso, la tipologia delle strade è completamente diverso, molto impegnativo e sicuramente bello. Ok, quindi diciamo che sicuramente il livello sarà elevato, perché come abbiamo già detto la gara di Sanremo sarà valevole per il campionato assoluto e la Coppa Rally di Zona quest'anno sarà inserita all'interno di questa tipologia di gara, all'interno del campionato italiano, quindi sarà una grande gara unica dove però voi avrete l'opportunità, anche se tu hai ormai in realtà la conosci, di confrontarvi con i massimi protagonisti. Marco, tu in Liguria ci sei già stato come speciali gare? No, in Liguria non ci sono mai stato. Ok. L'ho sentito dire più volte che cambia tutto, cambia l'asfalto, e anche le strade sono tutte diverse. Proveremo, vediamo come va. Certo. Tra l'altro, Vittorio c'è già stato. Vittorio c'è stato con lo storico. Vittorio con lo storico. Tra l'altro correranno anche di notte, perché avrà un rally di grappolo, ci sarà questa prova da ripetere due volte in notturna, rally di Asco se non sbaglio. Quindi, che già lo scorso anno è stata sperimentata e piaciuta.
Sì, l'anno scorso c'era anche la pioggia, bellissimo. Abbiamo aperto un altro dibattito la notte, perché la notte c'è quelli che piace e quelli che non piace. Ma no, beh, la notte è affascinante, nel senso che è bello. Io ho fatto delle gare completamente in notturna, dunque è molto affascinante, ecco. Diventa tutto ovviamente più difficile, più impegnativo, perché comunque i fari devono essere registrati bene, il navigatore è una componente che diventa ancora più importante per il pilota, perché più è sincronizzato, più è preciso, più il pilota può attaccare. E l'anno scorso, tra l'altro, c'era anche la pioggia e la nebbia in più, dunque è stata veramente difficile. E noi tra l'altro sulla prima abbiamo fatto subito un aquaplaning dopo 500 metri, che abbiamo già tirato subito i remi in banca, abbiamo detto basta. E, però no, dai, bello. Poi tra l'altro nella seconda zona, come dici te, probabilmente anche a Sanremo si farà qualcosa come si fa sempre di notte. E lì è veramente impegnativo, perché essendo delle prove piene di curve, il tempo in prova speciale sarà ancora più lungo, dunque durerà ancora di più. Bisognerà prendere dei ritmi buoni per riuscire a fare dei bei tempi. Ecco. E Marco, hai qualcosa da aggiungere sulla notte? Ti piace? Ma a me la notte mi piace tantissimo. Non avevamo dubbi. Sì, ho fatto forse due o tre prove speciali di notte. L'anno scorso la Tracciolino con la Rally 5, che abbiamo fatto fatica a arrivare fino a Europa, però poi comunque abbiamo fatto terzi di ruote motrice a fine Tracciolino, e la notte a me piace. Finché ci vedo va bene. Sì, diciamo che è una coppia di zona che ha assoluto comunque un valore importante. Anche questa zona 2, devo dire che subito, in un primo momento, c'erano molti timori, in realtà poi alla fine si è dato valore alla Liguria. La zona 1, esatto. Era la novità, era un po' tutto, tutti l'hanno vista un po' come, esatto, peggiorativa per la rispetto situazione, invece così non è. Esatto, quindi è un qualcosa in più. La Liguria riprende il valore che aveva già una volta, perché effettivamente, se non ricordo male, all'epoca la Liguria aveva delle gare che avevano un coefficiente di validità anche per le gare piemontesi, quindi rientravano, non ricordo se era una terza zona, come veniva definita, comunque si prendevano i punti anche in Liguria, in buona sostanza, per quanto riguarda poi la Coppa Italia, quindi è un ritorno un po' forse al passato da quel punto di vista. Negli ultimi anni la Liguria, che tra l'altro quest'anno ospiterà anche la finale di Coppa Italia, la Rally della Lanterna, che anche lì è una gara che avrebbe tanto da dire, effettivamente è ritornata su un po' sul piedistallo, no? Si può dire, con delle gare importanti. Tra l'altro la Liguria che quest'anno avrà anche la Rally della Valle Arroscia, che è una novità, diciamo nel ponte del 25 aprile, si può dire, quindi anche lì grande lavoro da parte insomma dell'Imperia Corse, che comunque ci credono sempre. D'altra parte la Ronda di Valle Imperiese fa sempre tanti iscritti, questo è un bel segnale anche per il motorsport, una gara nuova sulle speciali del Sanremo, perché Mendatica, insomma, cose da Roche, non sono posti nuovi per i vari rally. Quindi. Ma prima c'è un appuntamento molto importante. E prima c'è un appuntamento importante, che vorremmo chiedere ai nostri ospiti cosa ne pensano, soprattutto. Regione Piemonte, Marco. Regione Piemonte, io niente, l'ho fatto l'anno scorso e anche due anni prima. Molto veloce, molto impegnativa, e quest'anno no, quest'anno la vado a vedere sicuramente. Invece tu ovviamente sarai... Sì, io sarò assieme al team D'Ambra con Max Bai e... Salutiamo anche Max. Ciao Max. Si alterna, salutiamo quando non è sul pullman e fare il navigatore. No, gara difficile, quest'anno poi hanno cambiato un po' le prove, mi dicevano che hanno tirato fuori delle prove speciali forse di qualche Sanremo. Sì, Rozzolo e Vesemer richiamano Sanremo 97-98, non integralmente ma in parte.
Esatto, difatti ho guardato, mi sembra che ho un 35-40% di note, il resto è nuovo perché è proprio nuovo completamente, oppure passi su delle prove ma al contrario, certo, che magari abbiamo fatto col moscato piuttosto che con qualcos'altro, forse anche vesine, qualcosa del genere. Avremo ospiti, spessore. ho sentito. Bello, dai. Bene, andrà, sicuramente. Un annuncio di ieri, diciamo, degli scorsi giorni. Sicuramente per il pubblico una gara da vedere, perché tra l'altro ci sono dei passaggi bellissimi, punti veloci, punti stretti, guidati. Molto tecnico, perché ci sono alcuni punti dove ci sono dei tagli molto particolari da fare in velocità, dove comunque non bisogna fare errori. E sarà molto dura, sicuramente per noi del Coppa Zona, poi ancora di più, perché comunque dovremo poi cercare di fare bene, non farci portare via dei punti dagli altri e non farsi magari neanche ingolosire nel cercare di avvicinarsi a quelli del CIR, perché sicuramente loro avranno un'altra marcia, ecco. E gara lunga, dunque per noi sarà quasi come fare due gare di Coppa Italia, difatti anche lì il coefficiente è molto importante, perché il coefficiente diventa 2. E dunque bisogna assolutamente non fare errori. Non fare errori vuol dire anche semplicemente non bucare, dunque certo, non esagerare. Noi nel nostro caso dobbiamo guardare la nostra gara e guarderemo poi anche quelli del circo cosa faranno. Sì, tra l'altro, visto che giustamente Elvis ha parlato di Loazzolo e Vesime, che sono i due tratti nuovi che richiamano il Sanremo Mondiale, ritorna la prova di Diano d'Alba, che anch'essa è una prova che è stata affrontata negli anni però del Trofeo di Asfalto, ed è una prova pittoresca, soprattutto col passaggio in paese, ci sono dei video, delle immagini bellissime, e molto difficile, col dosso in paese, sì, è una prova anche, questo è complicato. Io l'avevo fatta in un moscato, sì, possibile, 2016, una cosa del genere, sì, molto, molto impegnativa tra l'altro, perché infatti poi anche il pezzo di discesa è veramente... Sarà una novità, come per chi è ormai conoscitore del speciale del Rally di Alba, sarà una novità per voi come per quelli campioni italiani, quindi sì, sarà o per tutto noi, esatto, per tutti noi. Quindi. Sì, difatti gli organizzatori del Rally Regione Piemonte sicuramente bravissimi, perché comunque ci sono sempre delle novità, sempre prove diverse, dunque per appaiare un po' il livello per tutti, ecco, alla fine è molto interessante. Bene, ora in bocca al lupo, perché sarà. Grazie. Sarà un weekend intenso. Molto caldo. Sicuramente anche il tempo, se vediamo le temperature, perché adesso sì, sono alzate. Sì. Sarà caldo. Speriamo che non piova. Sì, speriamo che non piova. Che veramente quando c'è la pioggia diventa veramente impegnativo, veramente difficile. È più divertente con l'asfalto asciutto. Certo, certo. Diana? Quindi Marco, non ti vedremo a Regione Piemonte, quindi ti aspettiamo alla prossima gara di zona. Al grappo, sì. Zona 2. Al grappo. Salutiamo anche Walter Bugnano, perché anche lui ha fatto, sta facendo un grande lavoro. Sì, sì. Tutti gli anni cerca sempre anche lui di fare un passo in avanti. E saluteremo Voltan. E saluteremo anche Voltan, perché effettivamente ha fatto questo esordio in grande stile. Tra l'altro ci sono delle novità anche per agosto con la sua gara. Quindi. Sì, grazie. Esatto, quindi ci svelerà. Ci avremo tempo di, sì, sicuramente, di toccare anche di toccare questi argomenti. Che altro? Noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi, di esservi gentilmente prestati grazie a questa voi puntata inaugurale, ricordiamo, di questo nuovo fidati programma. Fidati soprattutto. Di esservi fidati, sì. Noi diamo appuntamento, sì, alla prossima puntata di questo, sì, di questo programma, Chiacchiere da Rally, dove saremo nuovamente qua nei nostri studi con altri ospiti, dove affronteremo il prossimo rally. A questo punto credo proprio che ci troveremo dopo il rally Regione Piemonte. Regione Piemonte, a raccontare un weekend d'alto protagonistico. Sì, anche perché appunto, come abbiamo detto, insieme alla Coppa di Zona, sarà campionato italiano, quindi potremo di nuovo vedere una lotta. Direi di sì. Tra l'altro, spiace per Damiano De Tomaso, che giusto qualche ora fa ci hanno annunciato che non continuerà il campionato. No. Peccato, perché perde un grande protagonista. Ma
sicuramente troveremo di nuovo, diciamo, grande lotta al vertice, sicuramente da Iaris, di Gian Domenico Basso e la città di Crugnola su tutti, ma anche tutti, no, gli, anche altri, tutti gli altri che sicuramente saranno, non daranno il filo da torcere, insomma. Certo, specialmente anche tanti giovani promettenti. Sì, quei tre trofei. Andrea Mabellini. Sì, e oltretutto i trofei che rientrano nella totalità, trofeo Suzuki, trofeo Iaris e campionato junior. Quindi grande affluenza, sicuramente è un grande esordio anche per quest'anno per la Kermesse Albese. Certo. Dunque, io vi ringrazio. Grazie Diana, grazie a Obiettivo News. Grazie a te. Mi raccomando, continuate a seguirci su Obiettivo News, su NTV Web e su tutti i nostri canali social. Alla prossima puntata! But I might believe, but I might.